La società delle reti pone una questione diciamo centrale, una decisione all'altezza della novità dei linguaggi digitali e della rete. La rete sta oggi rappresentando una mutazione così profonda che trova il suo eguale soltanto nelle grandi trasformazioni sociali e non dentro la misura stretta del pensiero rivoluzionario. Noi moderni siamo ossessionati dalla rivoluzione, e cioè con trasformazioni che avvengono rapidamente, o la rivoluzione vera e propria, quella del 17, quella sovietica, oppure comunque il senso che diamo alla parola rivoluzione industriale. Alcuni decenni che trasformano il mondo, ma che comunque sono perfettamente in continuità con il passato. No, le reti rappresentano un salto incredibile in cui la modificazione è antropologica, profonda, di lungo periodo, e a cui bisogna pensare quindi ridefinendo valori, principi e mezzi che hanno caratterizzato le nostre società di appartenenza, i nostri regimi identitari. Credo che in questo senso sia fondamentale proporsi un'altra volta una domanda: quale debba essere cioè la vocazione? La vocazione è delle singole persone, quindi restringere dal soggetto come individuo collettivo il discorso, restringerlo al soggetto invece come persona, e dentro questo soggetto come persona riflettere su quali siano diciamo le necessità che lo animano da un punto di vista umano. Ora, questo discorso è sempre stato portato nei termini appunto di proiezione nel futuro di culture religiose o delle culture dello Stato, dei legami sociali. Io credo che il punto da cui partire è la sofferenza umana a cui ciascuno appartiene, che costituisce l'elemento che connette l'uomo alla volontà di potenza della natura, quindi sfuggire all'antropocentrismo che ha caratterizzato la civilizzazione. Beh, il convegno di oggi ha avuto come elemento fondamentale una categoria, credo, importante, cioè il futuro. È stato un dibattito sul futuro, i grandi cambiamenti economici, sociali e tecnologici che stanno cambiando non solo l'Italia, ma l'intero globo. E abbiamo analizzato tutta una serie di categorie che sono estremamente importanti, per esempio la categoria dell'incertezza. L'incertezza è una categoria importante perché c'è una parte della popolazione che ritiene che l'incertezza sia un problema serio rispetto a cambiamenti che non vengono colti e molti non hanno gli strumenti per cogliere questi cambiamenti. Dall'altro, l'incertezza è una sfida. È una sfida forte. L'incertezza è una categoria che è stata sempre nella storia umana. L'incertezza può essere affrontata in chiave difensiva, ma anche come una straordinaria opportunità per il futuro. E poi, oggettivamente, il tema centrale è quello di una rapida mutazione antropologica, con una forte cesura tra generazioni. Ci sono generazioni che faticano ad entrare dentro il paradigma digitale, la rivoluzione di internet, generazioni che invece sono nati all'interno di questo paradigma digitale. E quindi c'è una frattura che a mio avviso va ricomposta, cioè nel senso che il tema centrale oggi è affrontare la rivoluzione digitale mettendo insieme anche più generazioni, non delegando questo compito solo alle nuove generazioni, perché la cultura digitale in qualche modo ha anche strumenti che possono fare riferimento alla nostra cultura e alla nostra storia. Quindi credo che oggi bisogna superare questa frattura e farlo con un paese che deve avere al suo centro l'innovazione tecnologica, ma anche sociale, e ripeto, una visione strategica. La visione strategica è il tema centrale, è sempre mancata nel nostro paese, e oggi è fondamentale per lo sviluppo del nostro paese, come è avvenuto in tanti altri paesi del mondo. Quindi visione strategica, cultura del cambiamento e non paura del cambiamento.